Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di qualità ottima, direi. Sandy Bloody Sunday, oggi vi voglio parlare di questo famosissimo pezzo degli U2, ma in realtà non vi voglio parlare della canzone, non vi voglio parlare del groove, cioè in realtà voglio partire proprio dal groove. C'è un pelo. Per poi fare del groove un qualcosa che ci possa servire anche per suonare altre canzoni, per suonare dei fill, dei groove, dei passaggi, eccetera, eccetera. Sapete che di solito quello che dico sempre è: prendete una certa cosa e poi fate la vostra, come il fill di Jacopo Volpi dello scorso video. Quel fill lì ve l'ho fatto vedere così e basta. Oggi vi faccio vedere il groove di Bloody Sand. Oggi vi faccio vedere il groove di questo pezzo e poi andiamo a prendere qualche spunto di lì per crearci altre cose. In realtà la cosa che ho pensato subito suonando il groove iniziale di questo pezzo è stata: ma questo mi ricorda quasi più un fill che un groove, perché alla fine sono tutti sedicesimi tra Charleston e rullante. Quindi la prima cosa che ho detto è stata: ma perché questa cosa non può essere un fill? Ovviamente non così lunga, però se io vado a spezzettare il groove, prendo solo una parte di questo ritmo, ad esempio solo una battuta o solo mezza battuta, potrebbe diventare tranquillamente un fill. Vi faccio un esempio subito, così se non avete capito, capite più o meno cosa vi sto dicendo. Se io vado a suonare un groove in ottavi, un groove normale, quelli proprio semplici, e poi vado a mettere come fill la seconda battuta dell'intro di Sunday Bloody Sunday, diventa questa cosa qua. Ah, ovviamente mi sono dimenticato di dirvelo, ma ricordatevi sempre di tenere la cassa su tutti i quarti. Detto questo, il fill non è male, ma qualcuno mi potrà dire: sì, vabbè, ma che fill è una cosa del genere? A parte che si può fare, secondo me non è così male. Ma se vogliamo suonare dei fill più interessanti, possiamo tranquillamente andare a cambiare quello che abbiamo fatto, ma cercando di prendere sempre spunto da questa canzone. Cioè, cosa ci ha insegnato questa canzone? Questa canzone ci ha insegnato che se noi facciamo dei fill con la cassa in quattro, cioè con la cassa su tutti i quarti, che poi in realtà non dovrà essere neanche per forza così, ma stiamo calmi e facciamo dei fill tutti in sedicesimi usando Charleston e rullante, vengono fuori delle cose abbastanza carine. Per adesso facciamo questi groove solamente con Charleston e rullante, che suonano degli insiemi di note pari. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che andremo a fare, ad esempio, due note sul Charleston, poi due note sul rullante, poi quattro note sul Charleston e quattro sul rullante, tutto con numeri pari. Ovviamente la somma di tutte queste note dovrà fare 16, perché all'interno della nostra battuta avremo 16 note. Quindi, tra colpi di Charleston e colpi di rullante, dovremo arrivare in tutto a farne 16. Poi non è che dovete mettervi a contare, allora ho fatto 2 più 2 più 4 più 6, no, non sarà così. Però per adesso teniamo solo numeri pari, solo insiemi di note pari. Come potete sentire, la questione incomincia a diventare un pochettino più interessante. Ma adesso la cosa da fare, lo step successivo, è non pensare più solo ai numeri pari, non pensare solo più 2 sul rullante, 2 sul Charleston, 4, 4, 6, 6, 8, 8. Ma chi è a livello un pochettino più avanzato, tra virgolette, può andare un po' random, cioè può andare un po' a caso praticamente. Infatti è per questo che ho scritto il titolo in questo modo, perché se noi andiamo un po' a caso, non pensando a pari dispari, ma pensando più alla musica, pensando a quello che vogliamo ottenere come suono da quello che stiamo suonando, da questi sedicesimi, da questi insiemi di note tra Charleston e rullante. Cosa ho detto? Se riusciamo a pensare questo, possiamo fare delle cose molto 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 belle. Adesso vi faccio sentire un po' random che cosa succede. Poi ovviamente ognuno di voi dovrà crearsi le proprie melodie, le proprie ritmiche, le proprie non so. Quindi senza pensare troppo ai numeri, o comunque all'inizio possiamo anche farci dei numeri, nel senso possiamo dire ad esempio 3 più 3 più 3 più 3
3, 6, 9, 12 più 3, 15 più 1, sappiamo che arriviamo a 16. Sarà 3 su Charleston, 3 su Rullante, 3 su Charleston, 3 su Rullante, 3 su Charleston, 1 su Rullante e poi chiudiamo il film. 3 più 3 più 3 più 3 più 3, quello lì, ve lo faccio sentire. Adesso invece andiamo un po' più random, nel senso facciamo i soliti tre groove come facciamo sempre, ma poi stavolta il fill è random, quindi improvvisato. Quindi io con questo lo chiudo qua, spero di avervi dato un po' di spunti più che altro, questa è la cosa che più mi preme, darvi un po' di spunti per poi permettervi di lavorare, quindi copiate pure questi fill, poi createvi i vostri. Mi raccomando, questa cosa qui è la cosa importante, perché solo copiando i miei o solo copiando quelli che trovate in giro, non è il massimo, cercate di farvi i vostri, cercate di farveli, di scriverveli, di impararveli e poi di improvvisarli, così pian pianino riuscirete a crearvi i vostri fill. So che in questo periodo ho fatto tantissimi video sui fill, ma spero vi siano piaciuti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Con questo io vi saluterei, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina. Cose. Oltre a questo vi ricordo ovviamente di seguirmi anche su Instagram e su Facebook. Basta, non vi rompo più. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!